Gare e Alessandro Testi per gli highlights e poi naturalmente per segnare anche le azioni salienti del match. Partita che è cominciata in questo momento, la palla è per il Casarano, c'è un intervento falloso di Cittadini. Salines che appoggia indietro per Viscomi, la palla in area, pallone sotto porta e El Wasni non riesce a ribadire in rete. Al quarto minuto di gioco, Foggia vicino alla segnatura, peccato, giocatore del Casarano, ancora Gerbaudo, scambia con Salines, ancora Gerbaudo, rinvia un calciatore del Casarano, c'è Gerbaudo che lo colpisce e purtroppo arriva il primo giallo, arriva il primo giallo per Gerbaudo. Daremo nuovamente la linea, attendi in linea, non lasciarci. Allora è Gerbaudo che sta per battere questo calcio di punizione, la palla in area, palla alta sulla traversa. Vai Fabio, anche il collegamento con lo Iacovone di Taranto. Siamo al 33esimo qui al Casarano con il Foggia che adesso ruba palla con Cittadino, attaccato Gentile ancora, mentre il Casarano arriva in area e Di Stasio esce sui piedi di Favetta, bravo il portierino rossonero a chiudere la strada a Favetta che si era presentato. Attenzione, sbaglia il Foggia, c'è intanto un fallo e un'altra ammonizione. Attenzione il Foggia, siamo oltre il cerchio del centrocampo, è Cittadino che si occupa della battuta, la palla in area, attenzione, salvataggio sulla linea, clamoroso, Foggia vicinissimo, clamoroso, al vantaggio. Questa Foggia vicinissimo al vantaggio. La prima vera occasione. Ma c'è l'intervento del direttore di gara che però ha fischiato una posizione di fuori gioco. Ok, altro cambiamento di risultato da un altro campo che non interessa il Foggia, mentre intanto va via Russo alla conclusione dalla destra, deviata in angolo, pericoloso il Foggia al minuto 39, la prima vera occasione da gol per i rossoneri di Mister Co. Questo pallone che arriva in area, c'è il numero 11 del Casarano, Russo Nicola, attenzione alla palla che termina dalle parti di Fumagalli che esce, fa sua la sfera e va subito al lancio lungo. Pallone, un calcio di punizione da posizione interessante, Cittadino in area, il colpo di testa di Capitan Gentile para Altumi, prima conclusione della ripresa e finalmente per ancora Viscomi, Favetta, palla al piede. Favetta via, Cittadino e Cadili, attenzione, Favetta apre sulla sinistra, Casarano adesso al limite dell'area, la conclusione da dimenticare, palla sul fondo, alta sulla traversa, palla per il Casarano, attenzione, c'è Nicola Russo alla conclusione, para a terra Fumagalli, gli chiedevano una posizione di offside i giocatori del Foggia, c'è un tentativo di fallo al centrocampo, attenzione il Casarano in avanti, Fumagalli esce dai pali, poi rientra, attenzione, Casarano ancora che manovra sulla sinistra. Casarano che si sta facendo prepotentemente pericoloso dalle parti di Fumagalli, la palla in area, attenzione, e c'è il gol del Casarano. Incredibile, il gol del Casarano, attenzione, il gol del Casarano, peccato, l'avevamo detto, un'azione davvero assurda nell'area di rigore, mentre intanto c'è un Cittadino, la palla nell'area del Casarano, ancora Casarano che esce, viene lanciato adesso ma interviene Dienno, la palla ancora sulla sinistra e Casarano che parte in fuorigioco anche stavolta, ma è l'assistente che parte in ritardo, lo abbiamo pescato adesso, attenzione, e Fumagalli salva il risultato il Fumagalli.